Cina Zonier e bentornati sul canale Dementis, qui per la randomizer di Pokémon Omega Rubino e Alfa Zaffiro, sempre con il nostro collega King Nick sullo schermo di sinistra. Salve a tutti. E siamo pronti ad affrontare. No, non è vero, prima dovevo prendere questo strumento, un polve energia, bellino. E siamo pronti ad affrontare il Team Magma per me nelle caverne vicino Brunifoglia, nelle cascate Meteora. Prima affrontiamo questo Brandifuoco, che è diventato una leva Pokémon, base segreta. Vabbè. Io niente, non riesco a sfuggire a questa maledizione che diventano tutti base segreta. Dillo alla mia famiglia, vinci. Sarebbe anche un buon matchup per me se il mio Larvesta avesse delle mosse di tipo fuoco. Niente. Contro un Venonat, sai. Una mossa di tipo fuoco te la cavi bene. No, però non devo avere una mossa di tipo fuoco. Quindi metteremo Vri, che ha calcio ardente. Perché è normalissimo che un Unfezant lanci dei calci ardenti. Allora. Allora, vediamo un po'. 261 punti esperienza. Vediamo se togliendo il condividi esperienza come ho fatto, più o meno si riesce a rientrare ne nei livelli del gioco. Ma dubito, dubito fortemente. Se trovassi una pietra focaia sarebbe bello avere un Rapidash. Non credo di averlo mai usato in nessuna delle mie cose, in nessuno dei miei playthrough di Pokémon. No. No, non ce l'ho per sbaglio. No, non credo di averlo mai usato perché non ho mai catturato neanche Ponyta direttamente. E se l'ho fatto era troppo avanti nella storia. Aspetta, fammi mettere ricerca strumenti che. Dico sempre, ah, farò tutto. Da ora in poi con ricerca strumenti nel capo e poi me li dimentico. Ok, pensavo che qui ci fosse qualcosa. Saltiamo questo avventuriero proprio in scioltezza. E non ho coso, non ho ovviamente Pangoru. Che belli questi crateri. Questo non lo possiamo saltare. Io della Hihu! Oddio, ah, beh, questo avventuriero è diventato una coppia di gemelle. Beh, ci sta. Probabilmente si nascondevano nel cappotto. Era per quello che Molto sembrava. alla Transegoten Sì, esatto. Era per quello che sembra grasso. In realtà ha due gemelle nella pancia. Che suona malissimo, detto così. il mio Vai. era un cintura nera. Più o meno ci sta, dai. Il tuo era un Questo cintura sì. nera che era andato ad allenarsi nelle montagne. Oh no, quanto poco gli ho fatto a questo Jellicent. Ok, ha usato fossa, quindi io ne approfitto. E vai, Very! Ah, un bellissimo fulmine, non te lo cava nessuno. Ah, hai capito che rischio ora, eh? Ho usato resistenza. E però non è morto uguale. Cioè, nel senso, non è comunque arrivato a un punto salute come avrebbe fatto resistenza. Ma deve avere una difesa speciale clamorosa, Jellicent. Effettivamente non ci ho pensato. Livello 27 per Joestar Mansion e Rhydon. Posso provare ad affrontarlo con Larvesta perché ho pistolacqua. Con 4 volte
il super efficace, spero di riuscire a fargli qualcosa. Neanche metà vita. Ok, lui mi ha fatto ancora meno con colpo fango. Mille onde. Che mossa è mille onde? Non ne ho la più pallida idea. Aia, però mi ha fatto malissimo. No. Che uffa. Questo co... Irina ce l'aveva qualche mossa di tipo acqua? No, ovviamente. Ok, allora... Oggi il nostro salvatore Avery, che ha anche con chi l'ama. Infatti livello 35 per Avery. E due gemelline che ovviamente fanno io della hihu in coppia. Ancora? Sì, ovvio. Oppure si rispondono a vicenda. Quindi, eccoci alle cascate meteora. Lo strumento è giù. Uffa. Di qua però c'è qualcosa, ne sono sicuro. Oh, vediamo quali Pokémon popolano le cascate meteora. I Tailov! Belli! No! Però gli ho mandato contro Swelov, quindi... Da me Baltoi e Porygon Zeta. Con Morso lo disintegro. Baltoi e Porygon Zeta, belli! Bei Pokémon. Per essere selvatici nelle cascate meteore, bellissimi. A me mi ha rotto le scatole e me ne vado. Questo Porygon non vuole essere catturato. Sono shiny anche, dato che tanto... No, no. Per ora no. Bene, avviciniamoci. Mettiamo Ursaring, non coso. Non Speedwagon. Vai, Ovado Raivo! Sono arrivato! Sì, lotterò insieme a te. Non credo che i Pokémon di Vera... siano randomizzati qui, però non lo so, lo scopriremo. Solo almeno vivendo. Recluta marinaio e recluta base segreta e Ottavio, ma no, vedi, i personaggi non vengono randomizzati, quindi Ottavio è rimasto Ottavio, infatti. Però i loro Pokémon sono decisamente marinaio. Da me no. I loro Pokémon sono decisamente randomizzati. E lei ha uno Spoink? Non lo so. Non credo che dovrebbe avere uno Spoink. Però non è così tanto pazzo come Pokémon. Goodra e Pupitar, i nemici. E no, qui... Mime Junior, Charmvera, non so se... Ok, no, allora se sono diversi, se è diverso dal mio, sì, è randomizzato. Tu cos'hai? Cos'hai uno Spoink. Darsi ce l'abbia in squadra. Che è stato fatto fuori senza... Che è stato fatto fuori senza nessun problema dal Quilladin nemico, che è di Ottaviano Magma Tenente e ha un Pokémon di tipo erba. Anzi, uno starter di tipo erba. E il suo compagno ha un Pokémon di tipo acqua. Ok, è vera, ha mandato Lapras. No, Lapras decisamente non ce l'ho mai avuto. Neanche Spur lei ha mai avuto. Non è di questa generazione. No. Vabbè, almeno... Meglio, più o meno. Ma io ho un po'... Quanti semitraie mi stai tirando? Tutti e cinque? Seriamente? Ovvio. No, perché ha usato Terra in Pesta? Dai, è stupido. Vera? Sì. Cioè, Pupitar non gli fa niente. Meno male, almeno, almeno Alomola ha sbagliato con Dinami Pugno. Per forza, non ci hai i pugni. Come fai a prenderlo? Oh, Ottaviano ha anche un Bulbasaur. È fissato con gli starter d'erba. Digli che è il team sbagliato. Decisamente. Ok, Bulbasaur l'ho shottato però. Oddio, oddio. Che Alomola strano. Anche ritirata.
Oh madonna, però. Lapras di Vera ha usato volo e non gli ha fatto nulla ad Alomola, che ha usato appunto ritirata, quindi direi che è meglio cambiare. Maridaglio mi ha tirato Ferrari Gator. Vai, Joestar Mansion. Il momento di scaricare tutte le parabole del mondo su Alomola. Ok, Lapras ha usato Fanghiglia e ha mancato. Bravissimo. Oh no, scarica parabola, fa effetto anche su Lapras. Vabbè, chi se ne frega, tanto è di Vera, non è mio. Così mi curo anche usando il suo Lapras. Huh. Oh no, cascata. No. No. Uno di vita. Ha fatto brutto colpo e sono rimasto con uno di vita. Brutto bastardo di una Lomola. E io ti riscarico le parabole. Dai. Potevi morire. No, Non sopravviverò ad un'altra cascata. Uffa. Maledetto. Ok, finiamola con Speedwagon questa battaglia. Speedwagon. Qualunque cosa va bene contro un Lillipup, direi. Beh, sì. Shottato con anche un brutto colpo. Potevo farlo prima con carica parabola. Così Joestar Mansion non ha preso punti esperienza. Uffa. E Ottaviano, Magma Tenente, è stato sconfitto. Aha, Monte Camino. Quindi... che musica epica per l'arrivo di Max. Di Ivan, che è Max, Ivan. Sì. Da te è Max. Io non mi ricordavo, ti riportavano alla casa del professor Cosmi una volta. Non me lo ricordavo neanch'io, perché nell'originale sicuramente non lo facevano. No, no, se ne andava via. Il team Idro! E niente, è arrivato e lasciano tranquillamente che Cosmi venga picchiato dalla recluta. Ma che incompetenti tra tutti. Ah. È riportata Ciclamipoli. Che bello. Mi sembra che nell'originale il team rivale ti fosse un bel più amichevole in realtà rispetto a così. Cioè, comunque Ivan ti ha detto... sì, voi ora combattete contro il Team Magma, però anche noi non è che siamo così amichevoli e non cercheremo di non... cioè, non è che non cercheremo mai di distruggere il mondo. Sì, sì. Ok, quindi torniamo da Cosmi. Non mi sta così male, tanto devo curare la mia squadra. E ora Vera ti chiede se vuoi tornare a Ciclamipoli con lei. Io ho detto sì per sbaglio. Perché a Ciclamipoli? Perché da lì poi vai al Monte Camino. Ma ci posso... vabbè, sì, teoricamente. Ok, torniamo a Ciclamipoli. Oh! Mi ha regalato la MT23 che contiene Oscuro Tuffo. No. Che bella! A me sì, è caduta Max. Vabbè, non è così tanto male. Va bene, torniamo a Ciclamipoli, Vera. Perso il vulcano. Fai attenzione, Cinnazon. Io non farò assolutamente nulla. Vediamo se lo posso imparare, però. Perché lo può imparare il mio Ursaring. Subito. Sì. E gli facciamo dimenticare colpo karate, chi se ne frega, cioè...
corpo scontro prende il bonus per lo stesso tipo. Forse acrobazia, così gli posso anche dare uno strumento finalmente. No, dai, togliamo acrobazia. Colpo karate almeno ha probabilità di brutto colpo. Sì, togliamo acrobazia e cerchiamo uno strumento da dargli al mio Ursaring, perché non ha nulla. Io non l'avevo sconfitto, non importa. Allora, che strumenti ho però io? Mare a Roma? Attacco X, difesa, Pezzo stella, occhiali neri, che in potenza dei mossi tipo buio, ma... Vabbè, Speedwagon ha morso. Cresci K, niente, non ha nulla. Perfetto. E ok, non ho strumenti buoni da dargli. Potrei dargli a Cresci K, ma non è che mi serve in questo momento in realtà aumentargli ulteriormente le statistiche. Siamo già super oltre livellati. Direi che sarebbe totalmente un overkill cominciare ad allevare i Pokémon facendo EV training. Io ti giuro, non mi ricordavo di averli sconfitti. Mi sembrava di averli sconfitti questi campeggiatori lunghi. Ma dove sto andando? Perché sto andando a sinistra? Non posso perdermi anche a Earn, dai! Ci sono cresciuto qui dentro. Dammi la vicina. Vabbè, Mentania sia, dai. Bici la corsa. Oddio, nel momento in cui ho preso la bici, il gioco ha avuto un mancamento incredibile. Ah, io sto evitando la bici. Ho paura. Soprattutto mi sembrava di averli. Oh no, devo prendere il coso. Spaccaroccia. Spaccaroccia. Guarda. Cioè, veramente non ho nessun altro in squadra che lo può imparare. Perché sono... No, lo può imparare solo coso, lo può imparare solo overdrive. Lui non lo voglio rovinare insegnandogli spaccaroccia. No, dai. Mettiamo questo, perfetto. In teoria laggiù è aperto. La. Dove cavolo sei, Pangoro? Bambù, dove sei? Vieni qui. E togliamo per un attimo Unpheasant, tanto direi che è abbastanza... è abbastanza ben allenato. Ci potrei fare qualunque cosa. Prendiamoci una gassosa. Beh, tu puoi anche andare avanti, non è... Ho presa dalla tizia della funivia. Ah! Mi ero completamente scordato, ne avevano messe due di tizie nella funivia. Ah, infatti no. Una in discesa. La gazzosa. C'è il distributore sulla sinistra. Ah, perché c'è il distributore, ok. Sì, ho preso una gazzosa da distributore. Ah, giusto, Vabbè, teoricamente possiamo anche andare... Ah, no, è vero, ancora non ci ha. Mi sono confuso vedendo gli occhiali neri. Ah, questo avventuriero non l'avevo affrontato. No. Io qualcuno avevo mancato, quindi... Una bella... Una signorina molto anziana che si mantiene in forma andando a scalare le montagne. Sì. I due Pokéiena che si ricombattono. Quindi dobbiamo andare per forza casualmente su. C'è gente che si combatte, c'è gente che si combatte. Che io non ho mai capito e Timidro che cosa aveva a che fare con il vulcano, però vabbè. No, vabbè, lì solo per... cos'are? Lì solo per far casino contro il Team Magma, praticamente. Almeno su Smeraldo aveva un senso. Qualcuno faceva una cosa, qualcuno ne faceva un'altra. Sì, quello sì, però comunque è perché il loro scopo in questo gioco è ostacolare il Team Magma, quindi... Cioè, nel tuo gioco. È ostacolare il Team Magma, quindi hanno sentito... Ah, vanno lì, ok, ci andiamo anche noi. E nel frattempo io ho trovato... Cioè, questo campeggiatore barra signora molto anziana ha Reshiram. Tutto normale.
Ok, pensavo di fargli molto di più con questo pistolacqua. Gallate, forse con caduta libera. E ovviamente l'unico Pokémon con delle mosse di acqua l'ho mandato via. Ah vabbè, questo, questa roba qui. Che belle mosse che hai, bambù. Beh, questo Reshiram ha braciere come mossa di tipo fuoco. Onesto. Incredibile. Mi aspettavo un fuoco bomba così sparato nel muso, invece niente. Zero assoluto. Farà comunque fuori il mio bambù, però in tre colpi è veramente una vergogna. Anzi, in quattro colpi, perché mi ha tirato anche un doppio colpo all'inizio. Che poi non ci ho pensato, ma il mio Speedwagon ha fossa, che dovrebbe essere super efficace su Reshiram. Non c'erano più avversari l'ultima volta? Sembrava solo a me. Non so dove sei, quindi ti dirò probabile. Mi ricordavo ce n'era di più da affrontare. Ciao Reshiram. Grazie per essere passato. Diversamente. Speedwagon. Signorina, così. Oh. San Megot è a livello 23. Il problema è che l'Arvesta si evolve tipo al 60. Mi aiuto, prima di avere 70. Volcarona. No, 60. 60. No, 60. 59-60. E prima di avere appunto Volcarona, che è almeno decente, ci vorrà un sacco di tempo. Bene, andiamo su. Ada, idrotenente. King Clang, tipo acciaio. Ma quanto mi piaceva questa cutscene nei giochi originali, dove a un certo punto ti faccia vedere che cambiava il tempo, tra virgolette, che in realtà erano ceneri vulcaniche. Sì. Che bello. E qui invece è diventata veramente brutta e piatta. Uffa. Ci si può far poco. Le impiegate sono tutte gemelle. Wow. Ti danno una spiegazione. Sì, sì, ma quattro proprio nate e cresciute con lo stampino. Come le infermiere, come sì, sì. Qualunque cosa. Siamo famiglie di gemelli. Perfetto, vorrà dire che tu d'ora in poi fare questo lavoro, tu sarai l'altro capo, perché così la gente si confonde almeno. E facciamo parte tutti della famiglia Vinci. No. Perfetto. Abbiamo curato il nostro Larvesta. Andiamo! Prima di andare, mettiamo in ricerca strumenti. No, ho sbagliato, non la bici corsa. Ricerca strumenti. Ci siamo visti 5 minuti fa. Rispetto all'altra volta sei diventato più forte. Va bene? Ah, c'è Ivan. C'è Ivan. Ma dai, ma io voglio passare in mezzo al... Veramente passare in mezzo a due Pokiena mi ha tolto in ricerca strumenti dal capo. Ma no. Sì, ciao Ivan. Ah, quando vai su, prima di andare a destra dal tenente, sì, sulla sinistra ci sono delle scale. Segui un percorsino, sotto c'è tipo una mossa. Ok, questo non me lo ricordavo. Se ti può servire. Non c'era, mi sa, in quelli originali. Beh, primissima... No, negli originali non c'era di sicuro. Primissima recluta, che in realtà è una bellezza. Quindi posso offrirti una cena. E anche questa, Team Magma, e ha mandato un Servine. Vi devono un attimo spiegare come funzionano i Pokémon di tipo erba in mezzo alla lava, amici. Benissimo. E ha reso anche il mio overdrive di tipo, tipo erba. Quindi grazie. Mm-hmm.
Comunque sì, me lo ricordavo così tamarro, Ion. Con quella collana dopo. No, quello è vero, è stato un cambio incredibile. Ma che poi nei giochi di settima è tornato ad essere un mezzo sfigato in realtà. Vabbè. Quindi boh. Ivan, capo idro. Manda in campo Tror. Ah, il tizio che lotta. Sì, quello rosso. Sicuramente avrà figure. Però vabbè. Vai, Erina. Io mi fido di del tuo picchiaduro. No, niente. Ma anche no. Invece anche, non aveva figure. No, ma proprio zero assoluto no. Con 5 colpi gli ho fatto meno di metà vita. Ariyama. E questo Cryogonal, nel momento in cui ho cambiato, mi ha colpito con una mossa elettro. E ora che sa che c'è Irina, non la sta usando. Utile. Ah, ecco, ora l'ha riusata. Incrotuono. Sì, ma Irina fa veramente schifo, la toglierò assolutamente dalla squadra. Mi dispiace, Irina Pendleton, ma per me è no. Per me è no. Ah, cavolo. Ah, mi scordo di leggere. Caduta libera non lo posso usare perché Ariyama è troppo pesante. Oh. Non l'ho letto la prima volta. E quindi hai provato a riusarlo. Volta... Sì. Ma con psichico è caduto con un colpo, quindi non importa. Invece usiamo il nostro oscuro tuffo con overdrive. Perro. Non effettivamente, insomma, se ti si aprisse un portale accanto e uscisse un orso incazzato, un po' di paura ti potrebbe venire. Sicuramente. Ah sì, sulla sinistra di qua. Sì, lo so che non sono affatto male, Ivan. Quanti soldi? La MT-59 che contiene pari attacco. Wow. Meglio di niente. Bellissimo. Moccioso come immaginavo. Sei proprio in gamba. Ma io... È interessante. Bene, affrontiamo di nuovo Ottaviano, allora. Nella mia squadra potremo finalmente spiegare tutta la nostra forza. Sono veramente, 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 veramente... Un rompiscatole. Va bene. Oddio, cosa succede adesso? Oh, beh. Oh, è fissato con gli starter d'erba, Ottaviano. Tutto il team magma da che sta fissato. Cicorita! Come faccio a prenderli sul serio? Bruciano. No, gli sono saltato addosso con il coso. Con un con l'orso. Bello! Non è da battere. Il suo secondo Pokémon non è un coso. Non è uno starter d'erba. Cos'è? Un Pokémon molto minaccioso. Ma proprio... Paciriso? Peggio. Un Zigzagoon? Peggio. Cos'è peggio di uno Zigzagoon? Un ditto? Cosa c'è? No. È rosa come ditto. Un Mew? No, Mew almeno è forte. Jigglypuff? No, Jigglypuff. È ancora sul livello di Jigglypuff. Ma in Junior? Io li ho persi. Non me ne ricordo più quelli rosa. E Pini. La pre-evoluzione di Chansey. Io devo ricordarmi di nuovo cosa fa Metal Scoppio. Okay, wow, non mi ha colpito, quindi... No, l'ho trovato. Bravissimo, si è fatto bruciare. È una lotta incredibile questa tra me e Deppini, perché io non gli faccio assolutamente niente e lui non mi fa assolutamente niente. Perfetto. Però volevo che l'esperienza andasse a San Maggot. Perché voglio farlo salire di livello e voglio dopo anche usarlo magari. Finalmente uso Metal Scoppio, che non gli ha fatto niente.
Dai. Vabbè, lo posso finire tranquillamente con qualunque cosa adesso. No, mi ha confuso. Dai, San Megot. Ma porca. Non si fa così. Io intanto guardo cosa mi propone di fauna locale il percorso verso Cuor di Lava. Sì, 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 no, ma tu puoi, vai anche avanti, cioè nel senso... Sì, no, c'è un Cresselia. Bello! E c'è un Darkrai che lo guarda dritto. Sento un po'... Io invece direi che con King Nick alle prese con Cresselia, sei ancora alle prese con Cresselia? No, sono fuggito. Possiamo chiudere qui l'episodio? Con quindi cliffhanger su come andrà la battaglia con me contro Max. Quindi se il video vi è piaciuto iscrivetevi, mettete un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!